Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di Immortal Phoenix. Bene, ho deciso di fare un altro tartaro, che eravamo due passi, eravamo qui prima, per venire questo tartaro, così almeno dai, ne faccio un altro, tanti saluti, che magari ci dà qualcosa di buono. Dopo andrò a fare questo, così almeno facciamo quello, dai, andiamo un po' in file, insomma, se servono. Ahia, porca miseria, che hai fatto male, signore. Devo potenziare quello. Sto facendo di tutto per cercare di potenziare questa spada che ci servirà. Allora, io ricordo di aver preso un'abilità molto interessante di immunità, quindi la voglio usare. Ok, sono immune e tanti saluti. Sono molto felice di questa cosa. Meno male che l'ho presa. Eccoci qua. E siamo tutti a posto. Vediamo un po' come poter fare. Ok, mi chiedo se c'è da fare qualcosa. Sì, non l'ho visto. Sembra che in effetti ci sia qualcosa da fare. Mi sto chiedendo come, però. Allora, uno è là, ma non capisco se questa è la fine. No, questa è la fine, quindi l'opzionale è qua. Ok, perché la fine fa vedere sempre i fulmini 7. Ok, benissimo. Beh, ragazzi, certo che si andava un po' più dritto, forse era meglio, eh? Cosa dite voi? Accidenti, è che vi toglie vita, qual è il problema? Allora, devo essere proprio in... No, è lui che va storto, non è colpa mia. Aia. Sì, ma porca vacca, no. È utile a meno che non si possa fare in aria e io posso correggere il tiro. Vediamo un po', Adesso prendiamo una pozione. Le ho già finite tutte, devo potenziarmi assolutamente. Ok. Più o meno qualcosina ho fatto, dai. Aspetta un attimo, va. Mi sono mezzo rincoglionito, ok. Sto cercando di capire, come fare. A vedere l'opzione come poterla fare però. Ok, questa sembra abbastanza semplice. Ah beh, no, ma è facile, non è difficile. Uno, due, e sali qui sopra, groppa, bravo. È lì. Speriamo di capire come arrivarci. Ok, perfetto. Io qua non ci posso arrivare, mi piacerebbe tantissimo, ma non ci posso arrivare. Dov'è che è il nostro opzione? La nostra opzionale? Non riesco più a vederla. Non mi sembra qua. Sì, è qua. Esatto, e come ci vado? Mi devi dare un modo di capirlo però. Che possa semplicemente arrampicarmi. Mi ha risposto col cazzo, non so perché. E non ci si arrampica. Allora, vediamo un pochino. Devi darmi la possibilità di salire. Se non me la dai io non riesco a capire come fare. Vediamo un po'. Ok, questo è il checkpoint. E questo è una cosa interessante. Però da qua, vedete, forse io riesco a salire da qui. No, non mi fa salire. Devo capire, devo assolutamente capire, perché sarà sicuramente una cretinata. A meno che da lì, ma sarebbe un'impresa catastrofica. Allora, alla fine ho capito, perché da lontano ho visto che c'era una colonna che andava su e giù lì. In realtà avevo provato altre cose, vedete quelle colonne che vanno su e giù là? Avevo quella colonna unica, una colonna che va su e giù, avevo provato a saltare da sopra, ma per poi saltare sui vari colonne, ma purtroppo lì c'è quella nebbia strana che alla fine mi toglie tutto quanto, e allora ho detto no, meglio di no. Allora, l'unica che mi viene in mente è questa, perché sennò veramente non so cosa fare. E speriamo bene, adesso si dà una mosce. Ok, tanto ho sciupato un sacco di energia per cercare di rigenerarmi, ho fatto un sacco di prove, pazienza. No! Porca vacca! Vabbè, a dopo. Ok, ci siamo. Allora, devo stare un po' attento. Qui c'è pieno di brutte sorprese. Ok.
Vediamo quanto sale. Sale fino a qua, ok. Però qua mi finisce il tutto. Io volevo andare a prendere, come sapete. Vediamo se posso salire. E niente, ci ho provato a saltare qui sopra, da dopo da sopra arrivare fino laggiù ci arrivo. C'è, come vedete, un macigno che devo spostare e farlo arrivare laggiù in fondo, però non ho capito come farlo arrivare laggiù in fondo, quindi ci ho perso una mezz'oretta, non sono riuscito a capire. Ho detto pazienza, lascio perdere, purtroppo non riesco proprio a capire come fare arrivare questo peso qua direttamente lì. Perché c'è uno strapiombo, non ho provato tutti i modi ma non c'è stato verso, quindi ho lasciato perdere. Comunque ci si arriva saltando qua sopra, planando e arrivando direttamente dove c'è il macigno, quel macigno che vi ho fatto vedere, che c'è il bottone da premere che lui comparirà. Pazienza, quando avrò l'abilità o capirò come fare, andrò a farlo. Scusate per i tagli, ma è inutile che vi faccio vedere mezz'ora di tentativi vani che non servivano a niente. E siamo qua. Perfetto, il primo salto l'ho riuscito a completare, mi dispiace tanto, ma non ho capito proprio se mi manca qualcosa o c'era qualcosa che mi è sfuggito. Pazienza, rimarrà aperto, così almeno sappiamo quelle che ci mancano, anche se avrei preferito Afrodite che questa. Vabbè, scusate, ma non avevo proprio idea. Andiamo da Afrodite, tanti saluti. La kill, quello che è, siamo qua. Ah, può raccogliere in automatico, interessante. Forse è un bonus che la cavalcatura, o questa in particolare. Allora, vediamo, si è ricaricato di un baleno. 400 metri, 300 metri. Vediamo un po'. Vediamo un altro pochino, 300 metri. Oh, scusate, oh bella, presa automatica, benissimo, faccio quel che posso. 200 metri di qua, ok, perfetto, vai, ci siamo e vediamo cosa ci aspetta. Oh, ma è entrata da panico questa. Vai, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Sarà in combattimenti, spero. Così mi potenzio. Ah, livello 3, siamo a posto, eh? Divertente. Sarà molto divertente. Ok. Ho una sfida completata. Ok, grazie. Quindi la sfida. Adesso ho preso altri punti, benissimo. Adesso cosa devo fare? Certo che non ho capito un cazzo. Ok, dammi modo di capire cosa devo fare, perché vaffanculo, vabbè, è andata, non ho capito un cazzo, non ho capito proprio un cazzo, quello è il problema basico. Ok, vediamo se ci riesco in qualche modo, ma no. È stato un piacere. I denti, allora, cercherò di capire. Purtroppo, sentendo il tic-tio, mi sono fatto prendere al panico. Non ho capito cosa devo fare. Capita. Certo che sì, moriamo ancora prima di combattere. Non arriviamo tanto lontani. Vale. Vediamo un po' cosa deve fare. La palla. Ok, va di là. Va qui. Ok. Ho capito, stranamente, dite, oh, miracolo. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua. E ovviamente la palla non è andata, perché è probabilmente caduta qui. Ah, ho capito che mi devo dare una mossa, insomma. È stato molto gentile fammelo capire così, in modo così carino. Allora, quindi così. Quindi effettivamente il tempo mi serve. Ok. Palla. Palla senza che... palla. Senza che mi sfaccassi le gengive. E
fatto. Ok, dimmi. Ok, perfetto. Grande. Grande. È grandissimo. Perfettissimo. Oh, quando le capisco le cose è tutta un'altra cosa. Ci sarà uno schigno qui nascosto. Non è un tarto, è possibile, eh? Allora, vediamo un po' cosa fa questa leva. La palla va qui. Così almeno capisco anche dove devo andare io. Che poi va lì. Che poi va lì. E ovviamente cade giù. Vediamo un po'. Ok, dai. Ok. Vai. Dai, così se non mi cadi. Perfetto, andiamo. Un po' di fatica, ce ne è rimasta poca, però dovrebbe bastare. Ok, adesso fammi capire soltanto dove ti devo portare. Proviamo qua. Copriamo un po' di fatica, va. Andiamo, facciamolo cadere giù qui. Poi dopo lui andrà sicuramente qua. Andrà sicuramente qua. Poi qua, che ci devo andare anch'io. Ok, e io devo fermarli in qualche modo qua. Sì, credo, Così a naso. Ok. Perfetto, tutto chiaro. Andata. Adesso qui ci compariranno qualcos'altro di bello. Ok, andata. Opla. E vai. Ci vuole su. E siamo arrivati. Oh, va bene. E qui c'è il tempio di Achille. Ci sarà da divertirsi, eh. Aspetta, cerchiamo di caricarci un pochino. Ok. Andiamo pure. Ah, che bello. C'era la cage qua, che bello. Allora, c'è un checkpoint al massimo. E siamo a porto. Signor Achille. Cosa facciamo? Battimento del padre. Ha incontrato Achille, eroe corrotto. Perfetto. Se non mi dai da potenziare. Ah, ho finito proprio sbagliato. Non è un suo fly, cioè non è un lacrosso. Ok. Certo che ho schivato da tutte le parti, dalla parte effettivamente. Certo, ma lui fa degli attacchi troppo veloci e più potenti. Non devo capire su un set assolutamente, perché sennò questo è un bel casino. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Perché lui fa 3 attacchi di fila. Non ne ho fatto 4. Aspetta. Non ho più stamina. Il problema di base è quello. Ok. Ok, aspetta un attimo, no. Accidenti a te. Non gli ho fatto un cazzo. E quello è il problema di base, non gli faccio niente. Ok, siamo veramente poco. Porca miseria, sarà un combattimento divertente, questo. Da prendere tutte le volte. Se lo discutiamo così sarà sublime il combattimento, ma allora chiamami anche pronto, non lo so, diciamo che se ce la faccio non per la mia bravura, perché ho le pozioni che mi hanno aiutato parecchio. Siamo a metà adesso, La schivata perfetta è proprio dove sta per colpire lui. Io devo schivare. No, quando inizia la combo. Ah, cazzarola. Ok. Ho rischiato, però volevo fare la combo. La combo purtroppo entra in azione molto tardi e lui è molto veloce.
ok. Ah, non ce l'ho fatta. La fretta, la fretta. Ok. Quando ho fatto questo combo così da panico è veramente difficile contrastarlo. Sta prendendo le posizioni. Dove voglio andare a finire? E non lo vedo, la telecamera non mi aiuta. Ok. Dai su. Purtroppo avendo l'arma così debole sono una gara di resistenza, non è altro che quello. Adesso io uso tutte le pozioni che ho, quindi mi aumento più che posso. Potevamo esplodire un pochettino, ma e purtroppo mi serve più schivare la forte pressione. Dai! E con un ultimo colpo finale, il tormento di Achille giunse alla fine. Ah, tutto qua? Dimmi che mi hai dato qualcosa. Accidenti, non ho guardato. 461? Oddio, se l'ho dato. Oh, questa stema Achille. Che cazzo è stema Achille? Scusate, sarà qualcosa da mettere qua che è ancora sbloccato probabilmente. Oppure me l'ha dato qui direttamente? Ok, e sicuramente servirà più avanti. Adesso ho notato che c'è qualcosa. Ma c'è qualcosa qui che è comparso. Le benedizioni. Ah, santa, non l'ho mica vista, eh? Ricarica tutti i segmenti di salute quando la salute viene persa in combattimento, 20 minuti di ricarica. Oh, ma questa è una cosa fantastica. Infatti vi ho detto, secondo me era una roba del genere. Va bene, dai, diciamo un salvavita, una cosa di Fenice, una piuma di Fenice. Allora, io cosa faccio? Adesso mi teletrasportico qua. Benissimo. Così ci potenziamo tutto e ci salutiamo, così almeno siamo a posto. Vediamo se non c'è una cazzo in particolare. No. Hai un po' di elettro da spendere? No, purtroppo non ce l'ho. Allora, finalmente. Allora, volevo potenziarmi. Quindi tutta la spada 340, potenzia. Questo vuole 220, potenzio anche questa. Perfetto. Poi vuole 106. Ecco, quasi quasi l'assia ce la facevamo, eh. No, 340, scusate, stavo vedendo il danno. 84 fa 84, già va un po' meglio. Questo lo devo potenziare, vuole 80, è solo che mi scoccia perché io dopo voglio potenziare questi. Cos'è sta roba qui, le frecce? Ah, beh, queste le potenziamo, dai, cioè nel senso non ne facciamo un po' di più, ne ho di roba, dai, 10 frecce va bene. Le pozioni quanto vuole, 10 pozioni, 630, basta perché stiamo scendendo troppo. E finalmente potenziamo la difesa, vai. Questo. Ok, cosa manca? 2003 che li avrei anche. Vado a 20 e vado a 20. Questo li vuole 640. Sempre 2003. Vai. Così almeno, oh, ragazzi, almeno un pochino ce la facciamo perché sennò è un casino. Questo fra poco ce la facciamo, è un po' di combattimenti e qualcosa. Però adesso sono contento, abbiamo fatto un sacco di cose e sono abbastanza contento. Vediamo un po', potenziato tutto. Armatura potenziata. E ho potenziato anche l'arma, non solo l'armatura. Bene, ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Quindi vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, se non vi sapete cosa ne pensate. E adesso vi do un saluto a Shiva. Ciao ciao!